Ciao a tutti ragazzi, qui è Spartano 117 ed eccoci con la quarta nuke del mio road to nuke. Beh, ora che ci faccio caso veramente salgo tutte le volte nello stesso modo. Ma sì, prima o poi cambierò e prima o poi mi metterò anche una intro avanti, dovrò decidermi. Mi sa che l'anno prossimo non sarà cambiato ancora niente. Devo ammettere che sono un uomo di parola. No, vabbè, scherzi a parte. Scusatemi ancora per le intro, questa volta ho aggiunto anche la intro di MKK Videogames e boh, loro, chi sono, decideranno se condividere o no, io la metto e glielo chiedo perché non mi costa niente, se decidono di condividerlo sul loro canale e poi vedrò. E come sempre l'intro della Bibbia dei player di COD di DJ David. Persona davvero molto simpatica che gentilmente ha deciso di condividermi queste nucleari e gliene sono molto grato. Comunque, ciancio alle bande e parliamo di questa nucleare. Allora, innanzitutto scusatemi per l'inizio a dir poco obbrobrioso col Javelin, però boh, volevo capire cosa provava la gente quando mi uccideva con quello. E adesso ho capito una cosa: gli hitmarker con sto coso sono ancora più frustranti che col Barret. E vabbè, quindi credo che, se non mi sbaglio, ho ragione anche che non lo vedrete più per tutto il resto della partita. Comunque, userò un MP5K silenziato con sangue freddo, sciacallo e mira stabile. Beh, diciamo una delle mie due terne di bonus, perché l'altra terna è al posto di sangue freddo, potere d'arresto. Questi sono gli unici bonus che uso perché gli altri non si adattano molto al mio stile di gioco. Sarà una nuke abbastanza lunga perché c'è. Continuavo a iniziare una kill streak e morivo dopo 2-3 uccisioni, 4-5, ma poi quando finalmente arriverò all'area in una maniera che, guardate, dire che me la stavo facendo addosso perché i nemici continuavano a mettevano pressione, ero nel panico, non sapevo più cosa fare veramente. Sono contento di avercela fatta in Afghan, mappa in cui di solito è consigliato di usare armi da lunga distanza tipo CR, FAMAS, perché è una mappa abbastanza ampia e io, genio come sono, ho deciso di affrontarla con una pistola mitragliatrice, mitraglietta, come la volete chiamare. Sì, sono molto furbo. E beh, appunto per questo, in questo gameplay, sì, questo, 200 volte questo, va bene, volevo parlarvi appunto di questa categoria di armi, le mitragliette leggere. Sì, mitragliette, pistole mitragliatrici, come le volete chiamare? Già in passato avevo parlato delle mitragliatrici leggere, appunto, tipo RPD così, e adesso volevo parlarvi un po' di quest'altra tipologia di armi, che, beh, come tutti voi saprete, sono molto più forti di quelle di Black Ops, perché quelle là sparano tipo i piombini, tipo paintball, softair. Queste qua hanno un danno elevato, e beh, non c'è bisogno che vi dica io queste cose. Intanto scusatemi ancora per il Javelin, non fateci caso. Non c'è bisogno che vi dica io queste cose perché tutti conoscete un pompi 90, o anche l'MP5K. Forse un po' sottovalutate sono la mini Uzi e il Vector perché vengono poco usate e beh, in effetti sono più scarse a livello di rendita, per così dire, rispetto alle altre, però non vedo perché devono essere evitate. Ogni tanto mi capita di giocare un po' con queste due armi e boh, mi diverto così, un po' alla cazzo, per così dire. Comunque, in veterano sono senz'altro tra le armi più consigliate perché offrono una mobilità unica, in quanto sia in mano col joypad sia a vedere un gameplay si nota che si ha più mobilità, si ha più libertà di movimento con queste armi. L'unica pecca, beh, per così dire pecca, è l'alto ratio che vi consumerà velocemente le munizioni in caso non siate provvisti di sciacallo pro come me. Infatti, in queste classi trovo praticamente d'obbligo bonus come sciacallo perché quando sei in un combattimento ravvicinato così, si è magari nel panico e quindi si inizia un po' a smitragliare, soprattutto se sei in killstreak, quindi i colpi se ne vanno via molto velocemente. E appunto questo è anche un altro motivo per cui uso mira stabile, e cioè che con queste armi preferisco non mirare, preferisco girare in spazi stretti. Infatti, come vedete, non passerò mai dal centro, quasi mai dal centro in questa mappa, ma cercherò di girare sempre tra i bunker e le stradine di usare mira stabile, cioè uccidere senza mirare, perché come potete vedere la croce al centro è davvero molto piccola, quindi non sarà un grosso problema fare velocemente kill.
Allora, innanzitutto però vi devo dire queste armi bisogna saperle usare. Allora, io innanzitutto sono una pippa con queste armi, perché muoio uno sfacello di volte. Però quando siamo player bravi, quando siamo player bravo, queste armi possono essere davvero devastanti. E cosa intendo per saperle usare? Beh, non sprecare tantissime munizioni, perché anche se a ricaricare sono veloci, ma se si usa sciacallo al posto di gioco di prestigio, quel tempo vi può fregare per uccidervi. E soprattutto sapere quando è il momento di mollare o perseverare nel provare a uccidere una preda. Come vedete, spesso, a volte vi capiterà di vedere un nemico in lontananza, e subito il primo istinto è quello di mirare e sparare. Giustamente il capitano ovvio sono io sempre. Però a volte è meglio pensarci due volte prima di provare a ucciderlo da lontano. Perché se è un cecchino, per esempio, potrebbe ricordare, cioè potrebbe vedervi e quindi uccidervi davvero in maniera stupida. Cioè, potreste perdere una killstreak per niente. Consiglio invece di girarsi e scappare. Anche per via del fatto che avendo una mobilità molto elevata, non sarà molto difficile scappare senza metterci degli anni per sfuggire alla linea di tiro. Comunque, beh, scusate se me la sto campionando un po', però quando arrivo all'Harrier tiro una specie di sospiro, un mezzo sospiro di sollievo, quindi tendo a aspettare e far fare tutto all'Harrier. Finché non mi arriverà questo bellissimo supporto che in Afghan, come tutti sapete, se loro hanno soltanto A, beh, in particolare A, è veramente devastante. Perché in pratica su cosa succede? Vabbè, non sto neanche perché ve lo dico, perché qua di nuke ne hanno fatte A decine di migliaia. Però, beh, potete anche vederlo. Respawn 1 è, tu stai fermo e loro muoiono. Funziona così. Difficilmente ve lo tireranno giù perché, vabbè, a meno che non dormiate come me, visto che mi addormento sugli allori a volte, quindi potrebbe anche succedervi. Se no, una nuke ormai è fatta. O morite per un motivo, praticamente il suicidio e basta. O veramente non sarà un grosso problema fare una nuke. Come potete vedere, il beep beep, è uno dei suoni più belli che io conosca. Seriamente, la quarta nuke è andata, sono quasi a metà. Spero di aver attirato qualcuno a visualizzare, a vedere le altre, e beh, le lancio subito così non perdevo neanche tempo nel registrarle. Ormai il gameplay è finito. E beh, che posso dire? Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!